Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di Pilates di Mika, livello B3. Iniziamo in piedi e poi andremo subito sul tappeto. Buona lezione! Allora, siamo in piedi, piedi paralleli, una distanza di circa 10 cm tra un piede e l'altro. Inspiro, porto sulle braccia, allungo la colonna vertebrale verso l'alto e subito sposto il peso a destra, porto il ginocchio su e abbasso le braccia. E ancora, inspiro, porto il peso del mio corpo a sinistra, sollevo il ginocchio su e continua, inspira, allunga verso l'alto e inspira. Adesso inspiro, rimango, apro le braccia, apro il ginocchio, richiudo e scendo. Inspiro, apro braccia, apro il ginocchio e chiudo. E inspiro, spingi l'ombelico in dentro, apri, chiudi l'anca e ancora. Inspiro e apro. Inspiro e apro e chiudo e giù, inspiro e apro e chiudo e giù. Adesso inspiro e porto il ginocchio verso l'ombelico con la gamba tesa, rimani, porta la gamba di terra, prova a stendere la gamba avanti, rimani. Gamba scende lentamente, destra, inspiro, porto prima sul ginocchio, spingo l'ombelico in dentro e sviluppo, stendo la gamba, stendo il piede. Stessa cosa a sinistra, porto il ginocchio sinistro, adesso apro lateralmente. Ancora avanti, sinistra avanti, fai qualche secondo, adesso il piede e la gamba, diciamo l'anca in parallelo. We always treasure the tenderest of girl. Now look what we have achieved. Rifacciamo, mi raccomando, in questo esercizio il core è fondamentale per tirarci su e per avere la forza di sviluppare la gamba in avanti. Palle aperte, non mettiamo, diciamo, potenza muscolare sul trapezio, parte il ginocchio altissimo e sviluppo avanti. E cambio. Occhio. Angels with silver wings. I wish I could take the pain for you.
avanti e prendo contatto con le dita delle mani al pavimento e adesso rimango qua. E da qua srotolo. Poi tratto cervicale, inspiro, allungo le braccia, estendo la schiena indietro, apro il petto, allungo, curvo, tengo giù. Allungo, estendo e curvo, quindi spingo forte l'ombelico verso la colonna, da giù, rimango. Cerca adesso di prendere contatto con tutto il palmo delle mani a terra in modo da strecciare bene i muscoli posteriori delle gambe. Inizia a srotolare lentamente il vertebra dopo vertebra. Adesso rifacciamo, nel senso che inspiriamo, porteremo il ginocchio sulla gamba avanti sinistra e destra. Questa volta però, quando andiamo a sviluppare lateralmente, andremo in extra rotazione con l'anca, quindi la punta del piede è verso l'alto, non verso il basso come l'abbiamo fatto prima. I muscoli coinvolti quindi sono differenti, soprattutto l'interno coscia. Partiamo frontalmente, quindi inspiro, porto il ginocchio sinistro su su e sviluppo. Tiro. Adesso extra ruota, già nella posizione del piede la dovremmo ruotare dell'articolazione coxofemorale. Mi allungo, inspiro, porto il ginocchio aperto su, al massimo che posso, per poi sviluppare. Inspiro. Più porto sul ginocchio, poi sarà più facile di stendere. Ancora. Inspiro. Vedo chiaramente si sposta sulla destra, se la sinistra non c'è. Terra,
adesso avrete sicuramente maggiore mobilità, quindi possiamo andare a toccare pienamente il pavimento col palmo delle mani. Rotolo, inspiro, allungo, estendo, non sfanciare, curvo e mani giù. Ancora il rotolo, inspiro, estendo e allungo, curvo e da qua rimango freddo pieno contatto con la mano al pavimento. Adesso prova a ruotare le mani in questa posizione, 1 e 2, e guarda che le tibie, da qua, piego, estendo, piego, estendo, piego, estendo, piego, adesso cammina avanti, andiamo a formare la nostra V, spingiamo gli ischi verso il soffitto e la testa la incastriamo tra le braccia. Dobbiamo pensare di appiattire molto la zona lombare, andare quasi in iperlordosi in questa posizione. Da qua iniziamo a piegare le braccia, infilare la testa e andiamo in estensione su. E di nuovo ripuntiamo i piedi, metto in questa posizione, ripuntiamo i piedi e di nuovo bacino su su. Da qua infilo e estendo, abbassa le spalle, le spalle lontanissime dalle orecchie qua, e di nuovo punto i piedi a terra e piramide, e da qua infilo la testa e passo in shell, allungo le braccia, adesso la gamba destra va avanti in questo modo, abbasso il bacino verso il pavimento e adesso punta il piede sinistro a terra e stendi la gamba che sta dietro. Adesso stacchiamo le braccia e andiamo a formare un'unica linea tra la gamba dietro e le braccia. Rimani. Adesso appoggia la mano sinistra vicino al piede destro e sviluppa il braccio destro in alto. Guardati la mano. Adesso
and I can't help showing. Ripping in the foreign and the tears keep going. Aumenta la torsione. Apri il video e adesso la sinistra va avanti, abbasso il bacino giù, stretch. Punta il piede destro e allunga le braccia. Le braccia salgono, La testa in mezzo alle braccia. E adesso mano destra vicino al piede sinistro, braccio sinistro sviluppa in alto, guarda la mano sinistra. Adesso andiamo a formare sempre una V, spingo il bacino su su, e da qua uniamo un pochino di più i piedi, distanza di 5 cm tra un piede e l'altro, e da qua infilo il ginocchio fra le braccia e sviluppo indietro e ancora destra e indietro. E 3, indietro, e 4, indietro, e 5, indietro, e 6, indietro, e 7, indietro, e 8, indietro, cambio, e sinistra, indietro. E 7 e 6 5 4 3 2 e 1 e appoggio le ginocchia. Da qua vado sul fianco sinistro, gamba destra distesa, apro il braccio, porto sulle gambe la gamba destra 20 volte. 1, 2, 3. E 4 3 2 1 rimani, stai in equilibrio, e cambio, ginocchio destro, fianco destro, gamba attiva sinistra. Allora cerchiamo di portare la gamba sinistra leggermente indietro e aprire le spalle, braccio sinistro su, e 1, e 2, e 3, e 4.
Ancora 5, 4, 3, 2 e 1. Rimani. Adesso di nuovo il ginocchio, 8 volte, poi andiamo sul lato. Ripetiamo la sequenza dei due esercizi differenti per la seconda volta. Vai, portiamo il bacino su. Piramide perfetta, infila la testa. Iniziamo con la destra. E 1, addome indentro. E 2, e su. E 3, e su, e 4, e su, e 5, e su, e 6, e su, e 7, e su, e 8, e su. Cambio sinistra, 8, e su, 7, e su, 6, su, 4, su, 3, su, 2, su, 1, e su, e bacino in alto, e ginocchia, fianco sinistro, apro il braccio. 20, 19, 18, 17, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Apro fianco destro, gamba sinistra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, e 2, e 1, ginocchia, stai. Respira. Adesso andremo a fare il push up per i tricipiti. È un esercizio abbastanza complesso. Mi rendo conto che ci vuole molta forza nelle braccia e molto spesso le donne hanno difficoltà, perché si tratta di fare proprio un push up completo, mezzo, non sulle ginocchia, ma da qua, questo passaggio. Con i gomiti stretti stretti, perché devo coinvolgere i tricipiti, e poi risalgo e spingo il bacino. Allora, se per voi è troppo complicato, fate questo: retroversione del bacino, il bacino in dentro, e gomiti stretti stretti, tocco il petto e spingo su, ok? Quindi la propedeutica sarà questa. Chi riesce invece a fare l'esercizio che ho proposto è meglio che fa quello, insomma. Anche se sono meno, se non riuscite ad arrivare a 8 o 10, anche se ne fate 4, però se mi fate questi è meglio, poi pian piano riuscirete a aumentare le ripetizioni. Posizione da qua. Vai, 8 volte. 1, e spingo, e su, e 2,
e 3. Quattro. Cercate di non spezzare la linea della vostra colonna vertebrale, il corpo è un unico pezzo, eh? E 7. E 8. E su. E plank da qua, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E riposo shell. Rotola, spingo l'ombelico in dentro, da qua circonvoluzione delle braccia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e recupera. Rifaremo tutta questa sequenza un'altra volta. E abbiamo gli 8 push up con la piramide, i 30 mountain climbers e le 10 circonvoluzioni. Ok, mani a terra, piramide e vai, e 8 e su, 7 su, 6 e 5 4 3 2 e 1 e da qua 30 ginocchia, 1, 2, 3, 4 e sto, ginocchia, passo shell, rotolo, e 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2 e 1. Recupera. Gamba destra su. Era un po' alla prova con questo. Siamo sul ginocchio, quindi se qualcuno ha qualche problema che diciamo gli fa molto male l'articolazione, va a piegare il tappeto o l'asciugamano, qua. Da qua proviamo a fare l'esercizio che prima abbiamo fatto con la mano poggiata. Sul ginocchio apro le braccia, mi allungo molto verso l'alto e provo a staccare la gamba 20 volte. 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e
7 è molto importante e entra molto in gioco l'equilibrio qua. 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 e cambio. Finestra aperta, apro, è molto importante questa parte, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2 e 1 e giù. Avete visto com'è difficile l'equilibrio? Benissimo, adesso sempre in posizione quadrupedica, appoggio i gomiti, gamba destra indietro e 30 volte su, 1, 2, 3, 4, 5, 29 e 30, cambio, vai, 1, 2, 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Adesso vado sulle mani, fletto il piede, porto la gamba su su e fletto e estendo, fletto e estendo, fletto e estendo, e 4, estendo, 5, estendo. L'importante è portare la gamba tesa più su che possiamo. 8, 9, 10, e 6, e 5, e 4, e 3, e 2 e 1 e cambio, porto la sinistra tesa su su e 1 e 2 e devo coordinare la flessione del ginocchio con la flessione plantare dorsale e 6, meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1 e giù. Adesso appoggio i gomiti, fletto ginocchio e piede, quindi flessione dorsale del piede, quindi flex, su su, 1, 2, 3, qua, C, 6. Immaginate di tenere un vassoio col piede e lo dovete portare su. Il ginocchio non scende di più del bacino, eh? La spinta è su su.
4, 3, 2 e 1. Ne ho fatti 30. Sinistra, fletto il piede, fletto il ginocchio. Il ginocchio sale, 1, 2, 3, 4, fino a 30, vai. Stendo la gamba e il piego e scendo. O, do, tre, qua. Do, tre, qua. Tre, do, tre, qua. Qua e tre. C, due, tre, qua. Sei, due, tre, qua. Sette, due, tre, qua. Otto, due, tre, qua. Nove, 10, 2, 3, 4, 11, 2, 3, 4, 12, 2, 3, 4, 13, 2, 3, 4, 14, 2, 3 e 4. Tutto a sinistra. E 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, qua, 4, 2, 3, qua, 5, 2, 3, qua, 6, 2, 3, qua, 7, 2, 3, qua, 8, 2, 3, qua, 9, 10, 11, 12, 13, e 14. Respira un attimo e lo ripetiamo questo, È molto impegnativo questo, lo so, come si sente il lavoro del gluteo. Vai, 1, 2, 3, 11, 12, 13 e 14 e giù, pancia sopra, uso il tappeto. Ok, intanto facciamo crunch semplice, mani dietro la nuca e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e
esatto. E 9 e 10 e 11 e 12 13 14 ancora 6 vai. Piede contro piede, ginocchia aperte, gambe rilassate, anche divaricate, e ancora 20 da qua. 1, 2, 3, 4, 5. The stream stretching in the rocks, a tiger on the mountain top, walking on the top. E giù con le gambe stendo. Adesso faremo un sit up, però portando anche la gamba su, afferrandola per un istante e scendendo, ok? Alterno le gambe, respira. Vai, e o, giù, do, vai, 3, 4, 5, spingo con la pianta del piede qualcosa di immaginario davanti a me senza toccare il pavimento in sospensione e porto le gambe distese su, ripiego, spingo come se spingessi una pressa e su, continua. E inspiro, 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 constellations as we lie here. There's a magic I can't hold, your smile of honey gold, and that you never seem to be in short supply of you. So baby, let's get it on, drinking wine and killing time, sitting in the sun, sun. You know I want you alone.
Da qua, zona popliteo, porto su le gambe, rimango in equilibrio. Cerca intanto di spingere bene il petto verso le ginocchia, aprire le spalle, abbassare le spalle lontane dalle orecchie. Da qua, apriamo le ginocchia, stendiamo le gambe, pieghiamo e richiudiamo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Continua. Resist the stories in your eyes. Turn off sullen wings. You fly away on 7 days in sunny June. Long enough to bloom. The flowers on the summer's dress you warm in spring. Yeah, yeah. The way we'll have to quattro. Tre. Why did you drop a bomb on my shoulder? Uno e già qua continua, apri, chiudi e basta. Dai. 30 volte, vai. Stuck a place you seem to show me. Could be this. For 7 days in June it wasn't lonely. Prova a tirarti più su col petto, la schiena, mantenendo sempre l'equilibrio. Scambio a metà. Tutto questo è molto e chiudo e rilasso giù e respira. Adesso saliamo con un sit up, postura, spalle aperte, braccia distese, quadra, piedi flessi, gambe distese. Apri le dita delle mani. More and more. You kiss like a half open door. Da qua. Curvo. E un, due, tre, quattro, cinque, sei. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e adesso ginocchia al petto, facciamo one leg stretch, ne contiamo 30, stacchiamo le scapole da terra e 30, 29, 28, allunga bene la gamba, 27, 26, 25, 24, it hurts.
ginocchia al petto. Serra bene le gambe, le ginocchia. Facciamo 30 crisscross. Mani dietro la nuca e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esercizio, portiamo il bacino su, talloni su, apro le ginocchia, chiudo e giù i talloni e giù il bacino. 1, 2, 3, 4, giù. 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 Continua. Bene il piede, il tallone su, così il collo del piede va verso in avanti. Ancora 4, 3, 2 e 1. E le gambe. Saliamo col busto e andiamo in flessione. Testa giù, rilassa. Mettiamo le mani sotto le caviglie e cerchiamo di scendere un po' di più. Rotolo, piego piego e ginocchia avanti. Mano a mano e stendo. Testa giù. Gamba destra indietro, leggermente incrociata, eh? Frontale, così vedete la linea. Golden as I open my eyes, hold it, focus. Cambio. Hoping, take me back to the light. I know you were way too bright for me. I'm hopeless. E su. Broken, so you rotola. Il
collo del piede destro. Mani in equilibrio. Prova ad appoggiare il tallone al gluteo. Occhio. Cambio. Sinistra. Occhio adesso all'altro ginocchio, tallone adesso al gluteo. E inspiro. E allungo destra, allungo sinistra, allungo destra. Vado a sinistra, braccio destro. Occhio destro. You're scared because I'm so open. E vi ringrazio anche oggi per questa compagnia molto piacevole. Buona giornata, ci vediamo dopo che si farà anche Newton, alle coraggiose, e un abbraccio da Mica.